Buonasera, stiamo per iniziare. Allora, oggi abbiamo un'altra tappa di quelle che il percorso che noi abbiamo iniziato con varie tappe di presentazioni, anche di libri, di appuntamenti culturali che ci sono stati in questi giorni, per approdare poi a oggi, che presenteremo il libro di Katia Anetta, Prigionieri del Silenzio. Del silenzio, perché veniva fuori dall'associazione. Mi è rimasto più impresso probabilmente il nome Prigionieri del Silenzio. Comunque andremo a vedere poi una realtà che si ritrova oggi a contare più di 3.000 persone, fondamentalmente tutte italiane, quelle che andiamo a toccare, che sono dimenticate realmente in quelle che sono le carceri all'esterno del nostro paese, senza nessun tipo di tutela, senza nessun tipo di appoggio, senza neanche magari la possibilità di poter parlare, di poter incontrare o comunque di avere un supporto da parte neanche di un familiare, cose per noi tante volte scontate che invece noi ci ritroviamo oggi a vedere che sono dimenticate effettivamente da tutti e soprattutto dalle istituzioni. Francesco oggi ci accompagna in questo percorso, ci farà capire le urla che escono fuori strazianti da questo silenzio che poi ci ritroviamo purtroppo in queste righe, e vedremo un racconto di quello che è uno spaccato di vita, ma di tante situazioni reali che esistono, che purtroppo noi da quest'altra parte non vediamo, ma che è una situazione incresciosa che molto probabilmente riusciamo poi attraverso uno sviluppo di coscienza a prenderne atto e magari pian piano anche a cercare di smuovere qualcosa. Lascio la parola, iniziamo subito con un video e poi lascio la parola. Sono Carlo Parlanti e vi sto parlando da Haverhaus del Paese. Sono stato accusato di un crimine illogico ed impossibile. E malgrado questa impossibilità fisica e la straordinaria quantità di prove a mio favore, sono stato condannato. Io prego perché la vostra indignazione e serie indagini costringano la contea di Ventura a desistere e a ripetere in appello le ingiustizie commesse in primo grado, che hanno distrutto la mia vita e la vita dei miei cari. Carlo è stato arrestato in Germania nel 2004, nel luglio del 2004, per una richiesta internazionale da parte degli Stati Uniti, un mandato di cattura da parte degli Stati Uniti, in quanto ad un'accusa della sua ex convivente, un'accusa di maltrattamenti domestici, sequestro di persona e violenza sessuale. È stato poi, dopo un anno d'arresto in Germania, estradato negli Stati Uniti. Carlo ha subito un processo di 10 giorni, che noi reputiamo un processo farsa, già a cominciare dal capo di accusa, che era molto contraddittorio e quasi inverosimile. Tutte le prove raccolte, anche in un secondo momento, sono prove a discolpa di Carlo. Ci troviamo di fronte a un caso, non il classico caso dove le prove, non ci sono prove e c'è soltanto l'accusa di una presunta vittima, ma addirittura un caso in cui le prove che ci sono dimostrano l'innocenza di Carlo. Nella mia esperienza di questi 3 anni e mezzo, quasi 4 anni di sofferenza, mi sono resa conto che il caso di Carlo non è isolato. Facendo delle ricerche in internet ho scoperto altri casi di persone italiane prigioniere all'estero, persone che non vengono ascoltate, che alcune magari colpevoli, tante altre probabilmente innocenti, non riescono a farsi ascoltare perché sono signor nessuno. Simone è partito a marzo 2007 con Anna, la sua compagna e i suoi 3 cani, Olly, Vito e Maggie, per raggiungere le Canarie. Arrivato a Cadiz, siccome loro sono partiti in tenda, dovevano campeggiare nel raggio di 100 km, non ci sono campeggi, hanno trovato l'esigenza di appoggiare i cani in una struttura che potesse ospitarli. Hanno chiesto informazioni alla Guardia Civile, gli ha indicato un canile municipale, una pensione per cani,
hanno portato i cani presso questa pensione e al loro ritorno dopo 3 giorni hanno scoperto che i loro cani sono stati brutalmente uccisi, 2 sono stati cotti in un forno crematorio e l'altro l'hanno trovato in un freezer, congelata viva. A seguito di questa denuncia, ovviamente fatta da Simone, viene organizzata da un'associazione canina della zona, una manifestazione. Lo stesso giorno era la patrona, si festeggiava la patrona del paese e il sindaco era presente alla funzione religiosa e quando la gente ha visto uscire il sindaco dalla chiesa, ovviamente sono insorti tutti dicendo: oh, sindaco, fai qualcosa, chiudi questo canile anticipatamente prima del processo. Il corteo continua la manifestazione, arrivano in un viottolo abbastanza stretto, Anna e Simone ovviamente erano davanti al corteo stesso, la Guardia Civile li ha fermati, erano in parecchi poliziotti, li hanno bloccati, chiedendogli banalmente dei documenti, senza una precisa spiegazione. All'improvviso hanno cercato di bloccare Anna e Simone. Solo che Anna è stata trattenuta dalla folla, quindi tra virgolette si è estranea ai fatti, mentre Simone, siccome gli sono saltati addosso in 5, ovviamente è stato prelevato con forza e percosso violentemente. Gli hanno rotto 3 costole, diverse contusioni in diverse parti del corpo e l'hanno arrestato con tanto di manette e portato via in questura. Febbraio 2008 nasce quindi l'organizzazione L'ONLUS Prigionieri del Silenzio. Il nome non è scelto a caso, proprio perché il silenzio è la barriera più dura da infrangere. È stata costituita con altre persone, con altre 6 ragazze, oltre me ed Erika Righi, che sono sensibilizzate a questa tematica e l'obiettivo è di aiutare persone che come noi stanno subendo questi soprusi, che come i nostri cari stanno subendo questi soprusi e verte soprattutto ad aiutarli, perché purtroppo moltissimi non hanno neanche non hanno vicino delle persone come me, come Erika, persone che li possono aiutare in questo modo. Esperienze come quelle di Simone e Carlo possono coinvolgere chiunque, ogni italiano, e il proponimento principale della nostra ONLUS Prigionieri del Silenzio è quella di creare informazioni e supportare persone che si possano in futuro trovare nelle stesse condizioni. Buonasera, quello che abbiamo visto è il caso di Carlo Parlanti. Io l'ho seguito una decina di anni fa ed è la prima volta che vedo fisicamente Katia Nedda, sebbene ci siamo sentiti per 10 anni telefonicamente. Quando la prima volta l'ho contattata era il 2007 per chiedere qualche informazione su questo caso, sono partito ovviamente con lo scetticismo di qualunque indagatore della verità e quindi ancora di più di un giornalista, il quale dice: sì, è vero, questo italiano sta subendo delle ingiustizie, però vediamo fino a che punto è innocente, fino a che punto sta soffrendo più del dovuto. E scavando man mano in questa vicenda, oltre ad appassionarmi, ho visto che effettivamente era costruito un castello di sabbia, è un castello di chiacchiere, perché più si scavava, più non si trovavano delle prove incontrovertibili, e anzi, scavando nella vita di chi accusava Carlo Parlanti, si vedeva che non esistevano elementi per cui queste persone che lo accusavano potessero essere ritenute attendibili. Si parlava di persone con disturbi psichici, persone che si sono letteralmente inventate delle ferite, delle lesioni, e questo mi ha appassionato molto, per cui ho seguito questo caso. Ma l'ho seguito anche perché, man mano che emergevano le informazioni, mi accorgevo che chiunque poteva stare al posto di Carlo Parlanti con una semplicità estrema. Bastava aver compiuto una leggerezza, come vedremo nei casi del libro che sono mostrati in Prigionieri Dimenticati, bastava
Bastava una distrazione, bastava un errore anche burocratico, come è emerso in altri casi che poi ho iniziato a seguire dopo quello di Carlo Parlanti. Allora, Katia, benvenuta. Katia era la compagna di Carlo, ha seguito moltissimo questa vicenda e nel presentarla devo definirla per forza come una guerriera, perché è una donna che dal primo momento non ha avuto dubbi nella, non tanto sulla innocenza di Carlo, ma sulla possibilità di aiutarlo al massimo, di spendersi senza nemmeno un briciolo di tentennamento. È andata più volte negli Stati Uniti d'America, ha scomodato sottosegretari, parlamentari, ha veramente fatto, come si suol dire, il diavolo a quattro. Una vera guerriera, grazie alla cui opera sono emerse le storture di quella che possiamo chiamare la mala giustizia all'estero nei confronti degli italiani, di quella che possiamo chiamare l'altra Italia. Storture nei confronti di quest'altra Italia che viene dimenticata dai mezzi di comunicazione di massa, lo vedremo seguendo alcuni casi, e le storture del nostro sistema, come al solito, politico e istituzionale, perché sono emerse deficienze delle istituzioni italiane. Si parla oggi anche di chiusura di ambasciate e addirittura Katia, in una pagina del suo libro, esorta a fare dei controlli sui funzionari delle ambasciate, sui funzionari governativi, perché molto probabilmente, molto spesso, non sono molto in sé o comunque non fanno bene il loro lavoro. Allora, Katia. Grazie prima di tutto a te per la presentazione e grazie a voi tutti che siete qua e soprattutto all'accoglienza che ho avuto. Si sente che devo usare il microfono? Si sente bene? Ok. Tu prima, Francesco, hai detto io non ho... sono una guerriera, ho lottato da subito, ho lottato da subito per cercare la verità. Certo. Non mi sono, quando è arrivato nella mia vita l'inferno, perché è stato un inferno, quindi la storia di Carlo, questo compagno che io avrei dovuto sposare oltretutto, poi vabbè, le cose cambiano, quindi non l'ho più fatto. In realtà sono... nonostante io lo conoscessi, sono andata comunque a voler capire che cosa stesse succedendo, c'erano delle incongruenze, sono andata a guardare oltre all'apparenza. Io ricordo che i tempi, stiamo parlando del 2004, quando è successo tutto, c'era la gente che mi diceva: ma questo è accusato di violenza. Sì, ma andiamo a vedere realmente. Io sono una di quelle che dico: ci deve essere la certezza della pena, ma prima di tutto ci deve essere la certezza del reato. Detto questo, voglio fare anche una precisazione sul video. Bene o male un po' chi siamo, cosa facciamo, l'ho detto nel video. Il video è stato girato nel 2008, da allora molte cose sono cambiate. Spesso quando mi dicevano da cosa è nata Prigionieri del Silenzio, dicevo Prigionieri del Silenzio è nata dal dolore. No, non è solo nata dal dolore, è nata anche dal coraggio di altre 5 ragazze che si sono affacciate a questa cosa e mi hanno aiutato. 5 ragazze, vabbè, tra me e poi Erika, che avete visto nel video, eravamo in 7, e mi hanno aiutato a costruirla questa cosa, il coraggio di dire basta all'indifferenza, il coraggio di spezzare il silenzio. Da allora molte cose sono cambiate, la squadra è cambiata, siamo comunque nel direttivo sempre delle donne che portano avanti Prigionieri del Silenzio, le fondatrici, alcune delle fondatrici sono rimaste comunque come socie, ma non come soci fondatori, ci aiutano, cioè chiaramente ognuno poi ha la propria vita e quindi ha altre cose da fare. Io sono quella che continua perché di questo ne ho fatto la mia battaglia. Quello che vogliamo è la tutela dei nostri connazionali, tutela in senso veramente ampio, perché spesso noi vediamo in Italia persone che si lamentano del carcere italiano piuttosto che del trattamento in Italia. Leggendo il mio libro, poi in fondo si dice: ma forse è meglio tornare in Italia il più presto possibile. Come cerchiamo di farlo? Cerchiamo di fare in modo che le istituzioni tutelino i nostri connazionali e soprattutto quelli che sono in difficoltà all'estero. Cos'altro dire?
dell'associazione. L'associazione mi sembra che abbiamo detto tutto. Abbiamo detto tutto, ci siamo. Però portiamo la testimonianza perché questo fa capire ancora meglio di cosa stiamo parlando. E tu sei stata investita da questo caso che ti ha portato a conoscere una realtà terribile, innanzitutto dalle condizioni in cui era detenuto Carlo in un carcere della California ad Avenal, ma anche perché hai trovato delle resistenze anche in Italia ad essere aiutata. Mi ricordo che ti sei rivolta a dei parlamentari, però non sempre trovavi il giusto ascolto. Beh, come succede ancora adesso, perché comunque seguo tantissimi casi e poi a volte dico anche le interrogazioni parlamentari sembrano un po' prefatte. Rispondono tutti allo stesso modo. No, non c'è l'interesse perché oggi ci sono 3.288 italiani che sono detenuti all'estero, molti si soffermano sul numero e 3.000 italiani sembra un numero vivo, no? Senza poi pensare che dietro a questi 3.000 italiani, ad ognuno di questi italiani ci sono 10 persone che vivono direttamente la detenzione, quindi iniziamo a parlare di numeri più elevati. Quindi non interessa perché non si interessa la gente, perché non ci interessiamo gli italiani, perché poi fondamentalmente da quello che io ho vissuto posso dire che l'Italia è un po' il paese del diritto, noi siamo garantisti fondamentalmente. E ognuno di noi, e lo pensavo anch'io, credetemi, prima che succedesse quello che io ho vissuto, pensa se tu sei in galera qualcosa hai fatto. In realtà non è proprio così. Il mio libro, oltretutto, non parla soltanto di innocenti, parla di diversi innocenti, ma ci sono anche dei colpevoli. Ma a volte colpevoli di cose che... non dico che in Italia non sarebbero perseguite. C'è gente che aveva un po' di droga in tasca, quindi ovviamente si è attirata il bersaglio, no? È diventato il bersaglio della giustizia del paese straniero. Io infatti quando ho detto prima potrebbe capitare ognuno di noi, questo è abbastanza scontato, può capitare chiunque, ma il punto è può capitare ognuno di noi pur non avendo fatto niente, anche per la leggerezza delle istituzioni straniere, della giustizia straniera, può capitare anche chi non ha fatto niente. In alcuni casi che tu racconti invece c'era chi aveva portato un po' di cocaina. Sì, in alcuni casi si tratta di colpevoli. C'è da dire che è giusto quando si è colpevole pagare un prezzo con la società, ma non a costo della vita e non a costo della dignità. Comunque la prigione deve togliere la libertà, non deve togliere... Parlanti in che condizioni era? Scusa se ti incalzo, ma penso di interpretare la curiosità del... Parlanti era una condizione di un paese che viene considerato civile, gli Stati Uniti. In realtà era in un carcere di massima sicurezza, rischiava di essere picchiato, come molti venivano picchiati, è stato dimenticato dalle istituzioni perché è stato dimenticato, sia a un certo punto, ma perché c'ero io che ogni 2x3 andavo negli Stati Uniti, ogni 2x3 andavo... Allora c'era anche come ministro Castelli, io sono andata a casa di Castelli, a rischio di essere quasi incarcerata perché dovevo parlare con lui, dovevo parlare con qualcuno e mi sono fatta ascoltare. E hanno cercato di ucciderlo attraverso una finta operazione perché volevano farci star zitti, perché Carlo era scomodo. E poi perché comunque l'accusa era anche abbastanza forte. Anche se nessuno lo dice, anche nelle prigioni americane ci stanno i topi e vedono la candeggina soltanto quando arriva dentro la televisione. Cos'altro dirti nelle condizioni in cui stava Carlo? Carlo era... Una cosa bella delle prigioni americane è che un detenuto può telefonare. Bella per loro perché comunque è come se si affacciassero all'esterno. Chiaramente immaginate una persona come me che da sola a dover sentire almeno 10 volte al giorno la persona che amava, che stava male, che soffriva e poi vabbè erano anche spese economiche che spesso non ci si possono permettere. Io lo vedo anche con i casi che seguo.
dove c'è gente che veramente rischia di vendersi la casa, gente che se l'è venduta la casa. E le condizioni non erano sicuramente delle migliori. E psicologicamente è uscito distrutto, tanto è vero che ancora adesso è in terapia, come gran parte delle persone, soprattutto quelle che più abitano ad essere arrestate nei paesi civili, no? Perché ancora meno c'è l'interesse, perché sia la gente che le istituzioni dicono: ah sì, ma gli Stati Uniti, un paese civile, esportatore di democrazia. Tutto è nato da delle denunce, dei reati che non sono stati provati poi, no? Tutto è nato dall'accusa della sua ex convivente, un'accusa per la quale io mi dispiace, avrei voluto portare, io arrivo da Milano, quindi sono arrivata in aereo, tante cose non le ho potute portare, avrei voluto portarvi un atto teatrale che io ho scritto. Praticamente ho preso l'atto di accusa di Carlo Parlanti e l'ho trasformato in un atto teatrale, che da una parte è ironico e divertente, la gente quando la legge dice no, non è possibile, ci ride anche su. E poi è veramente incredibile pensare, conoscendo anche alcune storie, invece la verità. La sua ex compagna, quando si è sentita abbandonata, perché lui erano da mesi che viveva un'altra relazione e quindi gli aveva dato il via libera, gli aveva chiesto espressamente di andare via da casa e di trovarsi un lavoro, è andata a denunciarlo dicendo al poliziotto, dicendo ai poliziotti che un mese prima, perché non poteva dimostrare chiaramente, non avendo lesioni, non avendo prove, un mese prima il suo compagno italiano, precisando italiano, c'era scritto proprio nell'atto d'accusa, l'aveva picchiata, gli aveva sbattuto la testa 60 volte contro il muro. Non sto qui a raccontarvele, sono delle dichiarazioni veramente, veramente dure. È veramente incredibile, no? Perché a un certo punto uno che legge dice: ma se è vero tutto questo, allora o lui era un morto che camminava, perché in tutto questo lui avrebbe bevuto in 5 ore 4 litri di vino, e è impossibile reagire a così tanto alcol, o lei è Wonder Woman, perché con tutte le lesioni che avrebbe dovuto subire ne era ancora viva e senza neanche un livido. Cosa strana che poi dopo 2 anni, perché poi nel frattempo Carlo è tornato in Italia non sapendo di essere un ricercato, dopo 2 anni è stato fermato per un controllo casuale in un viaggio da Dublino a Düsseldorf e gli ha scoperto di essere un ricercato. È stato 11 mesi nel carcere tedesco perché tentavamo di impedire l'estradizione negli Stati Uniti, perché sapevamo come fossero duri da questo punto di vista gli Stati Uniti. Quando invece è stato estradato sono uscite fuori dopo 2 anni della fotografia dove questa donna evidenziava delle lesioni. Ma oltre al fatto che si evidenziassero delle lesioni su questa donna, lesioni che non aveva quando poi è andata a fare la denuncia, era stata fotografata, aveva soltanto un piccolo livido. Oltre alle lesioni, questa donna dimostrava però 10 anni in meno. Durante il processo poi si è scoperto che questa donna aveva denunciato 10 anni prima il marito per violenza e per tentato omicidio. Aveva poi in un secondo momento anche denunciato un datore di lavoro. Però la cosa è andata avanti perché gli Stati Uniti giocano molto. Negli Stati Uniti è sentito molto il problema soprattutto delle false accuse di violenza. Ci hanno scritto anche dei libri, molte cose poi sono state anche affossate perché i pubblici ministeri ci giocano tantissimo. Lì non è come da noi che un pubblico ministero ha un posto, leggetemi se sbaglio, comunque ci sono delle graduatorie, ci sono dei concorsi. I pubblici ministeri negli Stati Uniti sono politici, sono completamente politici. Ogni 3 anni ci sono le elezioni, portano un programma. In tutti i programmi, se andate a vedere, c'è il combattere contro la violenza, che è giustissimo quando la violenza è vera, perché poi
visto che esistono molte false accuse di violenza negli Stati Uniti, poi si va a togliere realmente forza lavoro, le risorse alle vere vittime. E è un problema appunto molto sentito lì, ma è sempre comunque un qualcosa di politico, cercando di combatterlo. Tra l'altro questa donna che lo denunciava era pure un po' squilibrata, no? Se poi... Questa donna sì, non era completamente normale, però il pubblico ministero ha anche, dichiarato che non fosse normale dopo le lesioni che aveva subito, però da indagini, come ti dicevo prima, si era scoperto che aveva fatto delle accuse anche peggiori nei confronti dell'ex marito. Ma pare che fosse stata anche già ricoverata per problemi psichici. È stata, sì, sì, era stata ricoverata per problemi di depressione e per problemi psicologici, era stata in cura per diversi anni dopo il suo matrimonio. Cose che possono capitare molto facilmente, dunque, anche perché... E qua ci rifacciamo alla tua conoscenza con l'infermiera professionale Rossella. Esiste una certa dinamica nelle prigioni americane, per cui ci sono delle donne che vanno a scovare degli uomini gravati da precedenti penali per reati sessuali e fanno in modo di inguaiarli ancora di più. Un ragazzo italiano lavorava in un negozio in Florida, riceve la visita di una cliente, una biondissima donna abbastanza avvenente, che comunica di essere lì perché vuole anche lei lavorare lì, che sta portando, comunica di stare portando il proprio curriculum, e fa una breve conoscenza con questo ragazzo e se ne va. Dopo qualche giorno questo ragazzo viene arrestato perché la donna si è inventata di essere stata violentata in quel incontro nel negozio. Questa è la prova di quello che succede. Raccontaci un po' di questa conoscenza con Rossella, che è la madre anche di questo sfortunato. Allora, premetto che, come dicevi tu, il problema delle false accuse, anche perché le donne che sono riconosciute vittime di violenza percepiscono dello Stato americano delle somme. Ad esempio la signora White, la signora che ha denunciato da Troparlanti, ancora ad oggi a vita, lei riceverà dallo Stato della California $1,500, la casa pagata dalla California, lavora part-time, se avesse avuto dei figli, distruzione per i figli fino alla maggiore età, se avesse avuto dei figli piccoli, e altre agevolazioni, quindi molti lo fanno per questa cosa. In effetti Rossella mi raccontava, quando io mi interfacciavo un po' con tutti perché cercavo un po' di fare rete, mi raccontava di queste situazioni e ha cercato tantissimo di aiutarmi, perché era una donna che lavorava in un ospedale e conoscendo l'ambiente, poi conoscendo bene la lingua inglese, mi ha aiutato tantissimo. A un certo punto mi raccontò e mi disse: ma sai perché io so queste cose? Perché io sono nella tua stessa condizione. Chiaramente la storia di Carlo era conosciuta un po' in tutto il mondo, uno perché io andavo ad affrontare tutti, due avevamo messo gli atti del processo in linea e avevamo creato dei siti, e quindi molte persone si erano affacciate, e il fatto di mettere gli atti del processo in linea è stato vincente, perché portavamo di fronte ad una realtà, erano degli atti ufficiali, e io stessa e Carlo stesso, ogni volta che qualcuno aveva qualche dubbio, non cercavamo di convincerlo, dicevamo: no, ma fai bene ad avere dubbi, ma tu non mi, anzi, io non voglio che tu mi creda, vai a leggere gli atti del processo, devi credere soltanto a quello che è successo. E in effetti abbiamo avuto molto aiuto per questo. Quindi Rossella mi diceva: ma io so questo perché sono nelle tue stesse condizioni. Io ho un figliolo che ha 20 anni, noi siamo venuti in America perché avevo una proposta di lavoro come infermiera, pensavamo di cambiare la nostra vita, l'abbiamo cambiata, perché mio figlio ha 20 anni, è stato arrestato per violenza verso una ragazza che ti raccontava lui,
non ha usato la mia stessa dinamica, aveva paura e ha ancora paura di parlare, ma perché poi negli Stati Uniti le cose cambiano da stato a stato, mentre in California esistono dei gruppi protetti e in cui se si viene anche a conoscere il tuo capo d'accusa comunque sei guardato a vista. In stati come la California, almeno la prigione dove Alessandro, non esistono, tanto è vero che se si sapesse che lui è accusato di violenza lo ucciderebbero. Però iniziate a pensare a un ragazzo di 20 anni che lavorava come optometrista in questo negozio e arriva sta ragazza. Questa ragazza che fa un colloquio con lui, a lui piace anche perché è una ragazza giovane e carina, ha raccontato tuttavia che lei era stata portata nel retro del negozio, legata, abusata, nel contempo in cui veniva abusata, nel negozio arrivavano anche dei clienti, perché poi ci sono stati dei clienti a testimoniare che effettivamente in quelle ore erano state nel negozio. La pubblica accusa l'ha giustificato dicendo: no, ma è vero che i negozi arrivavano, i clienti arrivavano, lui tornava dal retro bottega e serviva i clienti e poi tornava di nuovo ad usare violenza verso questa ragazza qua. Il che è una persona fredda, un po' che inizia a pensare un po' anche alla logica dei fatti, gli sembra un po' assurdo. A me è sembrato assurdo, poi oltretutto io ho ricevuto anche la documentazione proprio perché poi voglio vederci chiaro sulle cose, effettivamente hanno fatto il test del DNA e il test negativo. Questo ragazzo in sede di processo è stato accusato dal suo stesso avvocato, perché in America tendono tutti a patteggiare, quindi a dichiarare un'accusa che una colpa che una persona non ha, invece gli hanno dato 30 anni, ne ha scontati 16 per il momento, ne dovrebbe scontare altri 10, stiamo cercando di trasferirlo in Italia ed è veramente dura proprio perché non c'è interesse delle istituzioni. Poi è un caso che non l'abbiamo mai portato, non abbiamo mai fatto pubblicità, non è un caso pubblico, quindi ancora di più è duro. E intanto la famiglia ha dovuto vendere l'appartamento per sostenere la spesa. Famiglia ha dovuto vendere l'appartamento, ha dovuto anche tornare in Italia perché il padre c'è stato il bypass e la madre ormai hanno anche una certa età, sono stanchi proprio. Io ho presentato prigionieri dimenticati da Roma, ho portato la madre al ministero perché nel libro leggerete che non riuscivamo ad aiutare questa famiglia perché tanto erano veramente sconvolti che non riuscivamo neanche ad aiutarci. Noi per aiutare qualcuno abbiamo bisogno di essere aiutati a nostra volta, perché chiaramente io non sono una scrittrice e né anche se sono presidente dei prigionieri del silenzio non lo faccio per lavoro, è un mio lavoro, sono impiegato Vodafone, quindi una normale persona che non vive di queste cose, chiaramente visto che Vodafone mi dà una busta paga a fine mese devo comunque in qualche modo lavorare e dedico il mio tempo libero per prigionieri del silenzio e non posso fare tutto, quindi se già la famiglia non dà le informazioni di cui ho bisogno nel momento in cui interveniamo con le istituzioni e poi magari andiamo anche in contraddizione, perché poi le istituzioni a volte, le ambasciate sono anche furbe, in Italia vige il problema che meglio che gli altri non sappiano, quindi l'ambasciata finché all'esterno non si sa fa quello che vuole e se ne frega altamente, almeno molte ambasciate. Nel momento in cui si interfaccia l'associazione iniziano magari a fare qualcosa. Poi cercano però di toglierci di mezzo, quindi si interfacciano con le famiglie, poi se le famiglie non ci aggiornano noi ci troviamo in contraddittorio nel momento in cui dovessimo chiedere informazioni. Quindi avevamo questo problema con la storia di Alessandro, superato fortunatamente in parte, avrei voluto superarlo perché non sussisteva più il problema, invece no, i genitori ora sono in Italia, quando nella presentazione li ho portato la madre proprio al ministero perché stiamo cercando a questo punto di riportarlo con la convenzione di Strasburgo. Che spesso viene violata. Spesso viene violata, la convenzione di Strasburgo dovrebbe essere riscritta. E
data lì, nel senso che non è scritta bene, perché poi alla fine diceva la Convenzione di Strasburgo, è quella convenzione fatta tra alcuni stati per cui se un italiano è detenuto, è accusato in un altro paese e quindi ha la sentenza definitiva, può decidere di finire la sua pena, la sua condanna nel paese di origine. In realtà sulla Convenzione di Strasburgo dice è a discrezione del paese giudicante, del paese d'accusa. E chiaramente, vabbè, in Italia dopo la parla di Gini, poi gli Stati Uniti non è che tanto facilmente ci lasciano gli italiani che sono detenuti e spesso non hanno neanche tutti i paesi. Tuttavia ci sono delle situazioni che dovrebbero essere vagliate un po' più attentamente, come la situazione di questo ragazzo, ed è difficile fare mantenere gli accordi, cioè della sera che l'Italia consegna agli Stati Uniti tutto su un vassoio d'argento, mentre avere l'effetto contrario è molto più difficile, si viene spesso violato. Un altro caso che ci fa capire quali siano usi e costumi della giustizia stelle e strisce è quello di Pasquale, che si trova nel giro di un tizio che organizzava eventi per la campagna elettorale di Rudolfo Giuliani. E gira droga in questi eventi, viene incriminato. Che cosa gli propongono? Se fai i nomi di quelli che fanno girare la droga in queste feste di questo candidato, noi ti salviamo. Sorridevo prima perché a me la storia di Pasquale mi piace tantissimo, cioè mi piace tantissimo perché lui è anche un personaggio, io ho avuto il piacere e l'onore di conoscerlo, una persona veramente in gabbissima, oltretutto anche di origini pugliesi, è un uomo di un certo spessore, aveva un'azienda di vini e forniva gli eventi più importanti negli Stati Uniti con vini italiani, no? Poi sapete che gli Stati Uniti tra le tante cose che ci invidiano sono appunto la nostra eleganza, la moda e i vini. E lì è tutta una questione politica. Pasquale viene incastrato perché volevano togliere di mezzo Rudolfo Giuliani, tanto è vero che la prima accusa di quest'uomo fu la prima volta che si presentò Rudolfo Giuliani alle elezioni alla Casa Bianca, quando Rudolfo Giuliani si ritirò. Si mise tutto a tacere e stranamente dopo mi sembra 4-5 anni che Rudolfo Giuliani si ripresenta, ricompare la storia di Pasquale e perseguitano questo povero disgraziato che intanto era in Europa, alla fine anche lui è stato uno degli estradati, ma non mi fare raccontare tutto il libro, altrimenti alcuni casi, giusto per mettere in evidenza anche la corresponsabilità delle nostre istituzioni, perché non c'è solo la colpa delle istituzioni straniere come quelle per esempio del Canada, dove Claudio Castagnetta è stato trovato col cranio fracassato in galera e hanno detto che aveva preso a testate il muro. Un altro caso di una persona che è stata arrestata e non è tornata in Italia verticale è un caso di stretta attualità, perché il 15 dicembre ci sarà la sentenza per un caso che riguarda anche Lecce, il leccese Simone Renda, una vicenda, questa la possiamo raccontare anche perché i giornali già ne parlano, e il pubblico ministero italiano, perché il processo finalmente si è svolto in Italia, ha chiesto un totale di 120 anni di carcere per 8 imputati messicani, condanne fra i 21 e i 24 anni. La cosa che 170 anni di carcere. La cosa che impressiona è che gli imputati sono due agenti di polizia turistica, due vice direttori del carcere municipale, due guardie carcerarie, un giudice qualificatore e il responsabile dell'ufficio ricezione del carcere. Caria, un'altra storiaccia. Sì, vi riassumo la storia di Simone, che poi è una nostra storia, perché Simone era un ragazzo di Lecce, ragazzo di 30 anni, va in Messico. Nel marzo 2007, a 30 anni, va in Messico in vacanza. La mattina sembra che avesse già qualche problema di salute, comunque la mattina non si sveglia, va a prendere l'aereo,
va in panico, entrano dalla reception, entra la sicurezza dell'albergo, chiaramente uno non dorme vestito, era in boxer, quindi questo l'arrestano per oltraggio a pubblico, disordine pubblico. Lui non si fa capire perché chiaramente parla un'altra lingua, ha un principio di infarto, lo lasciano 48 ore senza mangiare e senza bere e questo ragazzo muore. La cosa tragica è che la madre lo viene a sapere perché arriva un fax alla questura di Lecce dove gli chiedono se dove gli mandano una fattura per la probabile cremazione del figlio. Ora, molti di voi sono madri. A un certo punto vostro figlio parte in Messico, sapete che torna, non riuscite a capire perché non sta prendendo l'aereo, non risponde al telefono, va arriva la polizia in casa e dice: ma signora, sapete, è arrivato un fax, suo figlio lo vuole intero che ritorni indietro, chiaramente morto, o lo vuole in cenere? È stata una storia scioccante. La storia ancora più scioccante è che in sede di processo la giudice e la guardia carceraria hanno dichiarato, il direttore del carcere, hanno dichiarato che è vero che non doveva essere messo in prigione, ma mancavano i moduli e la penna per firmare questi moduli per poterlo rilasciare. Questo ragazzo è morto. Ora, la madre di Simone, perché è rimasta solo la madre, mi sembra che il padre si è deciso, è una persona che ha un certo livello culturale ed è una famiglia che comunque ha delle possibilità economiche, sono andate avanti a giustizia, hanno avuto anche a fianco degli avvocati a Lecce che alla fine hanno sposato questa causa e almeno si tenta di fare di dare giustizia a Simone perché non possiamo più farlo indietro e nel frattempo, come diceva Francesco, c'è la brutta possibilità che questa giustizia si avrà perché saranno condannati le persone che hanno lasciato morire Simone. Perché il pubblico ministero scrive: se fosse stato assistito da un punto di vista medico non sarebbe morto. Esatto, ce ne sono tanti italiani detenuti all'estero che hanno dei grossi problemi di salute e non vengono assistiti. E qui arriviamo al titolo del libro, Prigionieri dimenticati. Un po' lo abbiamo accennato, cosa fanno le nostre istituzioni, abbiamo parlato anche del fatto che molti consolati siano sull'orlo della chiusura e tu fai anche un appello, vuoi che si facciano delle verifiche su impiegati in ministeri perché, come accennavo all'inizio, perché c'è qualcuno che adombra la propria integrità morale. Ma qualcuno che adombra, ma è più che altro per dire, ora, si spacciano molto tanti soldi, no? Noi abbiamo 4 milioni di italiani che sono all'estero, a prescindere dai casi che parlo, a parte i casi che parlo io, a parte Claudio Castagnetta che era scritto all'AIRA, vive all'estero, ero ricercatore, sono tutte persone che per viaggio, per vacanza o per un viaggio di lavoro sono arrivate all'estero. Però ci sono 4 milioni di italiani all'estero, cui potrebbero comunque, e sicuramente accadono queste cose, noi non le conosciamo. Quindi c'è bisogno comunque di una tutela, siccome di soldi ne speculiamo già tanti e vogliono però chiudere delle ambasciate, ma in realtà a meno che noi non vediamo l'ambasciata e il consolato come il posto di andare a rifare il passaporto, e non è così, perché le ambasciate avrebbero tanti compiti da dover fare se lavorassero bene, tanti doveri. Allora, oppure magari spesso si pensa perché si sente molti italiani, ma che servono le ambasciate, chiudiamole. Andiamo a vedere effettivamente, prima di tutto a controllare tutte le persone che ci lavorano, ma a partire anche dai nostri ministri, non parlo soltanto quelli degli esteri, facciamoli fare un check-up, si dice, una radiografia anche a livello psicologico per vedere chi sono queste persone, se sanno fare il loro mestiere. Ma questo nasceva soprattutto sulla storia di Daniele Bosio, che io raccontavo questo e chiedevo questo, in realtà lo chiedevo nel libro anche un po' ironicamente, perché Daniele Bosio è stato un nostro ambasciatore, oggi è stato reintegrato alla Farnesina e sino ad anno fa se ne è parlato molto, perché Daniele era un ambasciatore in un paese dell'Asia, va in vacanza a Manila.
splendida, e ha sempre partecipato a tante cose, ha visto dei bambini a Manila che erano dei bambini del posto, tutti lerci, voleva dare una giornata piacevole a quei bambini, quindi li ha portati in un parco giochi, è stato toccato da alcune edizie del mondo e del posto che hanno subito pensato questo uomo italiano messo bene, ricco, vuole usare violenza contro i bambini, questa è anche difesa dei bambini, intanto si è fatto un po' di galera e questo è un ambasciatore, quindi io nel libro mi chiedo, ma scusatemi tanto, questo è un ambasciatore da un sacco di anni, ma se noi abbandonato anche lui stesso dal Ministero degli Esteri in quel periodo, ma se noi possiamo pensare che un personaggio di quel genere che ci rappresenta all'estero possa essere un pedofilo, attenzione, andiamo a fare allora a vedere veramente bene che cosa c'è nelle nostre ambasciate, no? Perché non è possibile che io non posso ammettere che il nostro ministero, che il nostro governo tenga come ambasciatore, come rappresentante all'estero una persona di quel genere, perché stiamo parlando di reati veramente dove non si è normali. Un altro caso, non ne svisceriamo altri, e questo è veramente significativo della... E poi vi leggerete il libro e me li racconterete voi, perché me li sto facendo raccontare. No, ma tanto poi tu li racconti così approfonditamente che questi sono solo dei frutti, non ti preoccupare. Tornando appunto al discorso di fondo, per cui le istituzioni si interessano soltanto in seconda battuta dopo che la tua associazione si è avvicinata a questi casi, è abbastanza emblematico la questione di un camionista napoletano che in Grecia viene arrestato perché si trova nelle stoffe che trasporta, si trova cuscita della droga. Qui c'è anche da ridere, no? Perché questo ritorno in Italia e ancora, cioè, sconta la pena e in Italia si attende ancora che venga trasferito, insomma. Prima di tutto voglio precisare una cosa. Mi hanno detto le ambasciate ministeri si interessano dopo che noi ci interfacciamo, lì è vero per molti casi, per altri si interessano in modo sbagliato e spesso capita che parlano direttamente con le famiglie spesso non sanno cosa chiederlo, come chiederlo, non si capiscono. Insomma, cioè, ci sono delle difficoltà. Chiaramente quando interveniamo noi poi l'interesse diventa un po' più alto. Mettiamola, voglio pensare che sia dal punto di vista perché ci capiamo meglio. Sì, Francesco a un certo punto si ritrova, lui era un camionista, sapeva che stava trasportando della stoffa. In questa stoffa c'era il tessuto della droga, lui si è sempre dichiarato innocente. Non ci sono prove che possano dire che fosse colpevole, ma non è questo il fatto ironico. Il fatto ironico è che a questo signore gli hanno dato 18 anni di carcere. In Grecia ogni giorno lavorativo conta come 2 giorni di carcere. Nel frattempo era stata fatta dalla famiglia la richiesta della Convenzione di Strasburgo, quindi di tornare in patria a scontare la pena. A quanto pare della Grecia era stata rifiutata il trasferimento, in Italia era andato avanti. Scontando, lavorando nel carcere, la pena si era ridotta a quest'uomo. A un certo punto viene fatta una dichiarazione di fine pena, viene mandato espulso dalla Grecia e rientrato in Italia, arriva all'aeroporto di Roma e si trova arrestato perché nonostante fossimo comunque in Europa, in Italia era andata avanti la Convenzione di Strasburgo, per cui per l'Italia lui doveva ancora scontare gli anni di carcere. È stata fatta una trafila mostruosa perché noi avevamo come associazione in mano anche i documenti che ci eravamo fatti mandare dall'avvocato greco, li avevamo fatti anche tradurre dai nostri supporter, ma il Ministero di Giustizia ci ha detto no, che li deve mandare il Ministero della Grecia, e questo uomo si è fatto dei mesi in più in prigione in Italia perché i doveri non si sono parlati correttamente e perché sì, ci sono delle lacune nella Convenzione di Strasburgo. Sì. Potremmo fare una polemica proprio
proprio di questi giorni, no? Si apre a tutti e poi a tutti gli stranieri, però poi noi non guardiamo con la dovuta attenzione gli italiani all'estero. La polemica di questi giorni, perché a Lecce, sapete, è stato inaugurato un bazar, un negozio di un cittadino pakistano che è stato bravo a chiedere, a fare tutto nella legalità, a dirsi questo negozio, è stato però finanziato con 10.000 euro dalla curia di Lecce, quindi ovviamente questo ha scatenato delle polemiche, perché gli italiani dicono prima gli altri e poi noi, come sempre. Ma invece ci lasciamo con uno dei tanti problemi, che è la messa in stato d'accusa dei mezzi di informazione, perché tu ne fai cenno e indubbiamente il giornalismo italiano ha tra le tante pecche anche questo. Mezzi di informazione vogliono la notizia, per loro la notizia è quella che la gente recepisce come notizia, quindi non sono ostici a parlare di italiani detenuti all'estero, uno perché la gente non vuol sapere, ma la gente non vuol sapere che perché poi anche a livello politico cercano di nasconderla questa cosa, perché poi le storie di tutti i giorni ci insegnano che se il politico che c'è simpatico dice qualcosa, per noi è vera. Se tutti i politici iniziassero a parlare del problema della detenzione all'estero, i media venderebbero parlando di queste cose. Sono una lista politica, leggimi se mi sbaglio. È un problema perché sono dei casi ostici, perché trovano anche diverse scuse per non parlarne. Proprio negli ultimi tempi, anche con l'uscita del genere dimenticato, io credo diversi, perché sono stata, come tu sai, io sono stata seguita negli anni da diversi giornalisti, anche giornalisti di stati importanti e di RAI, comunque mezzi mediatici televisivi. Soltanto il tempo ha dedicato una pagina per i giornali dimenticati e degli altri giornali online. Parlo chiaramente di giornali nazionali, soltanto il tempo. Non ne hanno voluto parlare, mi hanno anche risposto dicendo ma sì, ma che facciamo? Mi facciamo pubblicità al mio libro? Io non ci vivo il libro, io ho un mio stipendio, un'azienda dove lavoro, una mia azienda magari, ma era per dare l'informazione che esistono. Invece no, vogliono, ancora oggi io mi ritrovo con il problema che vogliono il pettegolezzo del caso. Non è importante un caso, è importante il caso. Cioè il caso che è detenuto all'estero. Invece oggi mi chiedono, ma che storia importante hai? Magari io ce l'ho le storie importanti, ma veramente assurde, che non vogliono parlare. E noi come associazione chiaramente non ne parliamo. Cioè noi siamo vincolati se qualcuno non vuole rendere il caso pubblico. Però ripeto, sempre il problema dei media va sempre nel ricadere il fatto che gli italiani la pensano in un certo modo, non è notizia, quindi continuano a non dare informazione, i politici non ne danno, perché anche in casi in passato, tipo Chico Forti, ma anche Carlo stesso, ogni volta che il ministro del tempo diceva soltanto il nome, i media ne parlavano. Perché i giornali badano più a vendere il prodotto che confezionano anziché a contribuire alla risoluzione dei casi, a informare e a sensibilizzare soprattutto la gente. Tania, grazie per aver aperto questa finestra su un problema che ovviamente non troviamo sulla stampa e di cui non parliamo solitamente nelle nostre case, magari si parla più di un referendum costituzionale. Ci sono domande? Posso venire perché la luce. Bisogna fosse il microfono. Buonasera, chiedo scusa che. Non so come funziona. Anch'io. Sì. Posso fare a meno. Bravi? No, perché sto da raffreddare. Bravi? Riprova? No, forse. Questa presentazione di questo libro, no?
se il pubblico non c'è, allora diventa una cosa muta e fine a se stessa, insomma. Allora io sono cugino di Cadia praticamente, ma al di là di questo anche mi interessa di molti problemi sociali. Cadia ha posto un problema molto serio, è capitato alle personalmente, io così non vado nel testo del libro perché ancora non lo conosco, lo conoscerò, però vado nelle problematiche che riguardano praticamente prigionieri dimenticati. E prigionieri dimenticati siamo tutti quanti, siamo. Non ci stanno prigionieri dimenticati all'estero, non ci stanno prigionieri dimenticati oltre l'estero, nel Pacifico, ci sono prigionieri dimenticati. E allora, siamo riduttivi. Io non faccio parte del circuito politico, per cui, però nel contempo non condanno la politica, perché la politica siamo noi, siamo. Infatti il termine politica viene da polis, dal greco polis. Polis significa cittadino. Erano le città-stato dell'antica Grecia. E polis significa cittadino, va bene? Da lì viene la politica. Allora noi dobbiamo invece chiederci che cosa facciamo noi. L'altra sera, sabato scorso, c'è stata a Campi Salentina la presentazione di un libro di un giornalista olandese che è stato anche presidente dell'Associazione Giornalisti Stranieri in Italia, dove ha detto: ma sono rimasto stupito qui in questo paese nell'arrivare che c'è un volontariato eccezionale che non si vede da nessuna parte. Cadi ha posto un problema molto serio, perché è stata lei, diciamo, attrice di questa storia, non solo attrice, se vogliamo, successivamente anche protagonista. E con pugno fermo, con la schiena dritta, ha cercato di portare avanti questa storia della sua passione, del suo amore, insomma, ecco, perché di questo poi si tratta. Lo dire forte perché c'è il mio attuale compagno. Vabbè. Siccome stiamo parlando del libro, l'attuale compagno, mi auguro che poi non sarà. Invece dica forte dove vuole arrivare, perché siamo tutti, vedo le facce ansiose, protese, sì, per cui vogliamo capire dove stiamo parlando. No, io faccio una piccola premessa, insomma, che Cadia ha avuto un grande entusiasmo, una grande sensazione, che è stata trascinata dalla sua passione, insomma, per fare questo libro. Io, per concludere, giusto che chi presiede questa serata mi sollecita alla conclusione, e allora lascio spazio ad altri magari. No, prego, concluda. Cioè, è un complimento, quindi. Concludo subito. No, concludo subito. Però ci faccia capire che stiamo dicendo. Sì. Perché ora ho fatto la premessa, allora, non ho fatto una breve premessa. Allora, quindi dico praticamente che l'altro giorno c'è stato un personaggio, che non faccio nome per delicatezza, non sono cose ufficiali, che ha fatto in Italia 6 anni di carcere. Allora, in Cassazione, la Cassazione lo assolve perché non ha commesso il fatto. Chi paga questi 6 anni, ovviamente, di questa persona che è stata in galera? Questo è il punto. E non è vero, Cadia, che la giustizia italiana è permissiva. Assolutamente no. Cioè, garantista, sì, chiedo scusa. Vabbè, è un po' diverso. Ora, non è proprio così dalla mia postazione, perché è una valutazione, io per fortuna non ho, però mi interesso dei problemi, perché di quelli che si adoperano per poter soccorrere queste persone, che c'è molta gente che noi magari non si mette in evidenza, non ostenta quello che fa, ma c'è molta gente che non ha, diciamo, interessi personali, però soccorre quotidianamente persone che stanno chiuse nelle carceri. Io
raccomanderei, dopo aver letto questo libro, che lo leggerò io stasera, lo inizierò, se ti trovi in giro, Katia, devi ascoltare, devi andare a vedere questo spettacolo teatrale, che è molto interessante, che fra l'altro è fatto da un magistrato. Questo magistrato è anche attore, va bene? Che si chiama Il diritto messo di traverso. Non so se qualcuno di voi ha avuto l'occasione. La professoressa penso di sì. Ecco, due volte l'ha visto la professoressa. Questo magistrato, che è procuratore della Repubblica a Locri, è salentino come noi, e lui ha fatto, porta in giro per l'Italia, questa cosa, il diritto messo di traverso. Dunque, da lì cerchiamo di capire quanto è garantista la giustizia italiana. Guai a chi ci capita, guai a chi ci capita, perché io non sono capitato, però mi metto nei panni di quelli che possono capitare, perché è così lenta, è così lunga, che una persona praticamente, non soltanto lei, ma anche tutta la famiglia praticamente, la porta all'esasperazione. Concludo nel dare gli auguri a Carlo che questa battaglia abbia una breve conclusione. Grazie. È iniziata la gara, chi vuole intervenire o possiamo... Questo è un lato. No. Noi siamo per adesso. Siete persi il meglio. Grazie per essere venuti. Vogliamo ripetere tutto. No, va bene, non lo so, ci sono domande, molti di voi mi conoscono. Io voglio fare una domanda, anche se purtroppo sono stata fuori dalla bambina. E scrivere tutte queste storie comunque ti avrà sicuramente suscitato delle emozioni molto forti. Quanto hanno influenzato anche la vita di tutti i giorni? Più che scriverle queste storie, vivere i personaggi, perché queste storie sono le 12 storie che più mi hanno colpito dei casi che ho seguito in questi ultimi 10 anni. Non mi ha influenzato scriverle. Non ha influenzato nello scrivere, sì. Quanto queste storie nella tua vita hanno comunque magari comportato delle scelte, cioè nell'ottica della conoscenza di queste storie, magari la vita prende un aspetto diverso. Mi è chiaro, ma infatti dicevo, perché scriverle, viverle in questi 10 anni, stai sentendo le persone che mi contattano, perché chiaramente le persone a contorno dei personaggi di cui ho scritto, i familiari sono stati in contatto con me per anni. Alcune delle storie, tipo quella di Claudio Castagnetta, io l'ho conosciuta dopo. Claudio Castagnetta è la storia in Canada di un ricercatore che era stato arrestato, un po' la stessa storia, un po' simile a quella di Simone. E anche lui è stato ucciso, e ancora adesso ci sono dei grossi dubbi su come sia andata realmente. E io l'ho conosciuta dopo, tramite il padre, perché il padre cercava giustizia, quindi ci siamo sentiti. Hanno influito molto sul mio modo di essere, sì, tantissimo. Io, grazie a queste storie, sono quella che sono, mi piaccio come sono. Cioè, prima ero molto più frivola, non andavo molto nel conoscere, al di là diciamo, delle apparenze. Chiaramente tantissimo la storia che io ho vissuto in prima persona, diciamo. Però ancora oggi mi danno delle intense emozioni. Negli ultimi periodi, nell'ultimo mese, sto seguendo una vicenda che mi ha colpito molto, ma che si è di mezzo anche una bambina. E mi viene tanta rabbia, no? Perché il papà di questa bambina è stato arrestato in Colombia per droga, che pevole. Il problema è che l'arresto è stato fatto
di fronte alla figliola di 7 anni, quindi questa ragazzetta alla fine che ci soffre tantissimo, sono i familiari che hanno soltanto la colpa di amarli. Questa ragazzetta ha subito un trauma, è stata in psicoterapia, la madre oggi non si può permettere di mandarla in psicoterapia, io mi sono rivolta un sacco di associazioni. Sai che mi hanno risposto? Guarda, possiamo fare un consulto gratuito. Ma a una persona, una ragazza che poi è la compagna di questo ragazzo arrestato, è una persona che non è proprio benestante, cioè si arrangia, poi sappiamo com'è la situazione lavorativa in Italia, e che deve mantenere il suo compagno che sta in Colombia e in quasi tutto il Sud America gli italiani vengono chiamati bancomat, perché all'italiano vengono chiesti i soldi perché lo minacciano, quindi l'italiano chiede i soldi alla famiglia e la famiglia li dà. Come io posso dire a una persona di questo genere sì, vai in terapia da una persona, però guarda che il primo consulto è gratuito, tu devi continuare a pagare. Quindi da questo punto di vista lo Stato italiano non... No, paradossalmente io ho visto un articolo che ad esempio in Trentino ci sono diversi operatori che danno un servizio psicologico agli extracomunitari che si muovono in entrata. Allora dico, perché allora sì? E si sposa in un discorso decisamente molto più complesso. Io che sto in realtà ho messo giù una bozza di interrogazione parlamentare per questo, ho chiesto a qualche politico di farla, perché veramente ti si strugge il cuore, perché è vero che in Italia tante cazzate le facciamo, scusate il termine, ops, finiti la vecchia. Però è vero anche che tante cose ci vengono negate e non c'è abbastanza informazione, perché poi magari si scopre che si possono fare, probabilmente non c'è informazione. Probabilmente, dico solo probabilmente, non si vuole dare informazione. Potrebbe essere. Sì, comunque per rispondere a te mi hanno cambiato tantissimo e hanno influito tantissimo anche sul mio lavoro di fare tutti i giorni. E sul modo di ascoltare anche la gente. Allora, grazie Katia, grazie a voi per essere stati così pazienti. Per chi volesse, ci sono le informazioni sull'associazione sui prigionieri del silenzio, c'è anche il mio biglietto da visita sul tavolo lì. Per chi volesse acquistarlo c'è il libro, anche perché avesse il piacere di leggerlo, può rivolgere a Fabrizio che sta da quella parte. E io vi ringrazio per essere stati qua. Venerdì sono a presentare il libro all'ex conservatore Sant'Anna. Bellissimo. Per chi volesse esserci, per chi si è trovato all'ultimo momento e non ha visto neanche il video. Per esempio, una lesione veramente casuale. Va bene. E grazie all'associazione Salice. Thank you.